Tifosi nerazzurri, un saluto da Umberto Cabella con le immagini. Siamo direttamente dallo stadio Giuseppe Capanni di Savignano sul Rubicone per il match tra Inter e Pordenone, valevole per la Supercoppa di categoria Under 17. Inter che arriva dalla vittoria strabiliante contro la Roma in finale, che è valsa il titolo di campione d'Italia. Sul pallone vediamo pronto Sebastiano Esposito, siamo certi che possa essere protagonista anche in questa giornata. Lui che sta vivendo un momento molto molto importante, non solo in Under 17 ma anche e soprattutto con la primavera. Siamo partiti. Pirola, il pallone per Simic che gira benissimo per Di Marco, il pallone è messo dentro Esposito e Inter in vantaggio con la classica azione di Marco Esposito. Rivediamo, ottimo il cross di Cristian Di Marco, precisissimo, e Esposito è al posto giusto nel momento giusto. Mirarchi, il pallone dentro per Esposito, è da solo, messo giù, c'è una spinta, calcio di rigore per l'Inter, arriva anche l'espulsione per Trentin. Parte Sebastiano Esposito e sono due, è una sentenza Esposito dai calci di rigore, 2-0 Inter. Piatto a incrociare, esecuzione perfetta per Sebastiano Esposito. Attenzione però con Turchetto che carica il destro e questo è un gran gol. Dai 25 metri carica un destro potentissimo. Mirarchi prova a metterlo in mezzo per Sacco, il pallone per Esposito che lo gira, forse un fallo, l'arbitro fischia e dice che basta così. Pallone per Mirarchi, trova bene Oristagno, Willy Gnotto si prende il fondo, palla dietro per Sacco e arriva il terzo meritato gol nerazzurro. Oristagno pesca benissimo il corridoio per Willy Gnotto che scarica dietro per la corrente Sacco che di piatto sinistro trova la terza rete nerazzurra. Sandoletti, c'è un lignonto sulle sue tracce, Sandoletti la mette in mezzo, arriva il colpo di testa di Spader, accorcia subito le distanze il Pordenone. Pallone largo per Tinazzi, Tinazzi attenzione, carica il sinistro, Tinazzi, e questo è un gol bellissimo da parte di Luca Tinazzi, appena entrato trova la rete del 4-2, gol bellissimo. Attenzione a Ristagno. Palla di Ristagno per Willy Gnotto e arriva il quinto gol nerazzurro. Corridoio perfetto trovato da Ristagno per Willy Gnotto che di piatto destro incrocia sul palo lontano. Parte Ristagno e sono 6! Sesta rete nerazzurra, imprendibile questo pallone di Oristagno. L'arbitro dice che basta così, l'Inter vince la Supercoppa dedicata alla categoria Under 17 dopo la vittoria del campionato, valso titolo di campione d'Italia. Inter conquista anche questo trofeo, lo fa con una vittoria per 6-2. Alza il trofeo il capitano Filip Stankovic. 56esimo titolo della storia del settore giovanile interista, 11esimo per la categoria Under 17, allievi nazionali professionisti, Serie A e B. Quindi Inter, campione d'Italia e detentrice della Supercoppa Under 17.